Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Campoli di Bocale, agro di Reggio Calabria. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisco sul secondo tempo dell'incontro di calcio Bocale-Brancaleone. Dirige il signor Calogero Volpe, collaborato da Bruno Idà e Alessandro Nicolosi. Risultato del primo tempo 1-0 a favore dei padroni di casa, il gol di Calarco al 45esimo. Sono in compagnia del collega Domenico Geria di Reggio nel Pallone. Ben ritrovati a tutti. Il gioco è fermo, 42 secondi nella ripresa, sempre 1-0 per il Bocale. Calcio piazzato a favore dei padroni di casa, sulla linea di battuta il solito Peppe Foti che scodella in avanti, fa buona guardia alla difesa, questa volta il vento è a favore del Brancaleone che già si riversa in avanti con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti, nel tentativo di riequilibrare le sorti dell'incontro. Attenzione, palla in rete, ma non si tratta nemmeno di gol annullato, il fischio arbitrale è arrivato prima del tocco che ha spedito il pallone in fondo al sacco, ma il Brancaleone ha rischiato di andare in barca perché si è spinto in avanti con tutti gli organici, come si diceva, sin dal primo minuto alla ricerca del gol del pareggio. Tiro a palombella di Galletta. Le formazioni del primo tempo: Bocale Leonardi, Mercurio Fava, Guerrisi, Brancati, Calarco, Secondi, Gullì, Barbuglio, Foti e Gatto. A disposizione del mister Pippo Lafage, Maiolo, Bianchi, Laurenti, Parrello, Wojcik, Duran e Scilipoti. Brancaleone, Morabito, Furferi, Genova, Toscano, Tringali, Nucera, Galletta, primo, Galletta secondo, Romeo, Rubertà, Rifir. La disposizione del mister Francesco Paviglianiti, Scalici, Marino, Guglielmini, Prochilo, Zucco e Angiò. Brancaleone, che è partito lancia in resta nel secondo tempo alla ricerca del gol del pareggio, ma così facendo si espone ai micidiali contropiedi, uno dei quali per poco non fruttava il raddoppio. Eh sì, il Brancaleone per forza di cose adesso dovrà cercare un approccio diverso rispetto alla prima frazione di gioco per evitare la sconfitta. Il Bocale, con gli uomini offensivi che si ritrova su tutti i secondi e Barbuio, certamente può sfruttare la velocità in contropiede per cercare di colpire. Anche la settimana scorsa a San Gregorio, infatti, il gol del 2-1 e del 3-1 arrivarono proprio su due ripartenze. Vedremo come si evolverà questa partita, che questo secondo tempo che è appena all'alba. Adesso il Bocale sta cercando di attaccare impostando l'azione sulla corsia di destra, c'è la sovrapposizione di Mercurio, il cross sul secondo palo, la sponda all'indietro, interviene Romeo e libera la difesa, ma adesso il pressing del Bocale è agguerrito, si cerca il gol del raddoppio che chiuderebbe di fatto la partita probabilmente. 4:30 nella ripresa, sempre 1-0. L'unico gol fino a questo momento è stato messo a segno da Calarco, ce lo facciamo dire da Domenico Geria.
Sì, Galarco è un difensore d'esperienza che è giunto quest'estate alla corte di mister Laface dopo tantissimi anni giocati in eccellenza con la maglia del Gallico Cadona. Era uno dei leader storici della squadra. Ha scelto di sposare la causa del Bocale e lo sta facendo con ottime partite, ottime prestazioni, un baluardo della formazione biancorossa. Come detto, è sceso in campo in tutte le 17 partite finora, anche se l'esordio lo scorso estate ad agosto in Coppa proprio contro il Brancaleone lo vide sfortunato protagonista con un'espulsione a metà del secondo tempo che mise in difficoltà il Bocale in vantaggio. Il risultato venne rimontato, poi il gol decisivo di Foti in inferiorità numerica. Di certo questo gol compensa quell'espulsione. Attenzione, Bocale in avanti, contro cross, colpo di testa di Barbuio, si inarca, ma non ci sono problemi. Sì, un tentativo che poteva essere sfruttato meglio, probabilmente. Si sa che mancando un uomo d'area, per così dire, al Bocale si predilige il gioco palla a terra e sui colpi destra, però anche Secondi e Barbuio hanno dimostrato di sapersi far valere, in particolare Secondi più volte ha colpito di testa e ha siglato gol pesanti. Il 4-4-2, se non 4-3-2-1, 4-3-1-2 del Brancaleone fino a questo momento non riesce a pungere. Per adesso no, la difesa del Bocale sta reggendo, non ha corso grandi pericoli, nonostante un avvio molto garibaldino della formazione di mister Pavianiti, però tiene bene la difesa del Bocale, che tenta adesso una nuova ripartenza, ma Gatto si allunga il pallone e guadagna solo una rimessa laterale. Quest'anno è arrivato a Bocale un allenatore vincente, Filippo Laface. Sì, il curriculum di Laface parla da sé. Gli ultimi due campionati di promozione ha ottenuto la promozione in eccellenza, scusate il gioco di parole, prima vincendo il campionato proprio col Brancaleone, poi arrivando secondo e vincendo i playoff con il Siderno. Un allenatore vincente che sulla quale il Bocale ha puntato per poter tornare finalmente in eccellenza dopo due anni di delusioni cocenti. Ricordiamo che nelle precedenti stagioni il Bocale, giunto a metà campionato, era di fatto già fuori dai giochi per la vittoria del torneo. Questa volta invece al giro di boa era al comando della classifica. È importante anche la griglia dei playoff. Sì, l'importanza dei playoff si è dimostrata, nonostante si debba attendere spesso per poter festeggiare ad agosto, le squadre vincenti devono poi attendere agosto per poter festeggiare il salto di categoria. Si sa che arrivare a vincere i playoff può essere determinante e soprattutto posizionarsi bene, perché giocare in gara secca col doppio risultato a favore è un vantaggio non da poco. Ne sa qualcosa appunto il Bocale, che lo scorso anno chiuse quarto, giocò la gara di semifinale dei playoff a Laureana e uscì eliminato a causa di un pareggio. Che scenario prevedi nel secondo tempo? Di sicuro mister Pavianiti ha mandato a scaldare già dall'intervallo Marino, lo inserirà a breve per cercare di dare una scossa al reparto offensivo, che fino a questo momento ha creato poco, non ha mai impensierito uno degli ex di turno, ovvero Isidoro Leonardi. Certo, la verve dell'attaccante più prolifico del 2017 potrà tornare molto utile alla formazione ionica. Nove minuti e 20 secondi nel corso del secondo tempo, 1-0 per il Bocale. Il gol è stato messo a segno da Calarco al 45esimo del primo tempo. Contende una palla con successo, ma poi commette fallo
che induce l'arbitro, il signor Volpe Calogero, Calogero Volpe di Vibo Valentia, a una bella partita, anche perché c'è una terna arbitrale degna di questo nome. Sì, non ci sono state grosse situazioni, grosse polemiche fino al momento, però già il saper tenere in pugno le due squadre in una partita così importante dimostra la personalità di un direttore di gara e dei suoi assistenti. Abbiamo assistito altre volte a partite dove i direttori di gara un po' impreparati si facevano sfuggire totalmente il controllo del match. Dirige il signor Calogero Volpe una giacchetta nera, tra virgolette, di cui si parla per un'eventuale promozione nel campionato di eccellenza. Sì, è un prospetto molto interessante per quanto riguarda gli arbitri calabresi, sicuramente tra le nuove leve uno dei migliori che si sta particolarmente distinguendo in questi anni. Sicuramente lo vedremo nelle prossime stagioni calcare campi ben più importanti. Recupera palla il portiere ospite, che sicuramente non ha colpe sulla rete del vantaggio del Bocale. No, assolutamente nessuna colpa da parte del portiere. Il colpo di testa di Calarco è stato accompagnato in rete di fatto dal palo interno. Certo, per il Bocale stesso sarebbe stata una beffa colpire un secondo legno dopo quello di Barbuio. Di contro, appunto, Morabito non ha dovuto compiere grandi interventi nella prima frazione di gioco, anche se il Bocale più volte si è reso pericoloso, però l'imprecisione l'ha fatta da padrona. Recupera il centrocampo del Brancaleone, fa buona guardia alla difesa, ma insiste in avanti la formazione ospite. Recupera la palla, ma dopo che la stessa ha superato la linea laterale. E allora Peppe Foti si incarica di... Il suo lancio è stato intercettato, finisce a terra un giocatore, l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato a favore della formazione ospite, che si lancia ora in avanti con tutti gli organici, centrocampisti, difensori e attaccanti, nel tentativo di riequilibrare le sorti dell'incontro. Non penetra il lancio di Foti, ma insiste ancora Guerrisi con questo lancio in avanti verso Barbuio. Attenzione, pallonetto di Barbuio e palla in rete. È un grandissimo gol di Barbuio, davvero saputo piazzare il pallone con precisione, scavalcando il portiere, astuzia, tecnica, c'è tutto in questa rete, ottimo l'assist servito anche, ma un'esecuzione perfetta da parte di Barbuio, preciso. Scattato con perfetta scelta di tempo. Assolutamente sì, si è visto, è partito davanti alla linea dei difensori, quindi in perfetta posizione regolare, e ha saputo cogliere con precisione anche quel pallone, ha capito esattamente dove il pallone sarebbe andato a finire. Si parla argentino oggi al Campoli di Bocale. Sì, non è la prima volta, del resto nelle ultime settimane si balla il tango di fatto con Secondi e Barbuio, come è successo anche a Maida, tre gol, tutti di marca argentina anche in quel caso. Bene. 14° della ripresa, Barbuio mette il risultato in cassaforte, si fa per dire. Mai dire mai, ma si può dire che il risultato sia nel freezer.
Sì, anche se si sa, basta un episodio per poter cambiare subito la partita, e difatti vediamo che ha svestito la casacca Ciccio Marino. Pavianidi si gioca la carta più importante per tentare di rientrare in partita. C'è ancora mezz'ora da giocare e tutto può ancora accadere, basta poco per cambiare una partita intera. Foti, pallone intercettato dalla barriera, intercetta Mercurio, perde palla, la recupera ma in maniera irregolare a parere dell'arbitro, autorevole più che autoritario, sicuro, carismatico, veloce, sempre presente sull'azione. Sì, sicuramente impeccabile fino al momento, l'arbitro Volpe è stato preciso, non ha sbagliato nulla. Forse in alcuni, ecco, vediamo una ripartenza adesso del Bocale, prova ad affondare sulla sinistra Gullì, uno contro uno all'indietro per Fava, aspetta il posizionamento dei compagni, ingaggia un duello, prova ad andare sul fondo, cross basso, la difesa del Brancaleone allontana. 16 minuti nella ripresa, è passata quindi più di un'ora. Voleva la punizione a favore Peppe Foti, non è dello stesso avviso l'arbitro, che rimane imperterrito e irremovibile sulle sue decisioni. Intanto il guardaline richiama l'attenzione dell'arbitro, è il momento del pit stop, quindi entrano in pista le Firestone, Bridgestone, Dunlop, Pirelli e Kleber. Entrato in campo l'arma più pericolosa a disposizione di Pavianidi, al posto di Furferi. Vedremo se anche questo cambio d'assetto, perché l'uscita di Furferi probabilmente ridisegna anche il Brancaleone in campo con l'ingresso di Marino, vedremo cosa cambierà da un punto di vista sia tattico ma anche dell'approccio alla partita dello stesso Brancaleone. Ora sotto di due gol è costretto ad una rimonta quasi impossibile, se vogliamo. Marino molto pericoloso, ma anche nel movimento, anche senza palla. Sì, è un attaccante che aggredisce gli spazi in maniera incredibile. Sì, è un attaccante, diciamo, rapido, tecnico, che sa colpire quando meno te l'aspetti. Nonostante non sia un gigante, anche di testa sa far male. Sicuramente il gioco del Brancaleone sarà adesso concentrato su di lui. Il gioco è fermo, 18 e 12 secondi nella ripresa. Bocale 2, Brancaleone 0, vantaggio di Calarco al 45esimo del primo tempo e raddoppio di Barbuio, l'argentino, al 15esimo della ripresa. La partita ovviamente non è finita, anche se il doppio vantaggio fa dormire sonni relativamente tranquilli al mister, il dottore Filippo Laface. Il gioco è fermo, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Peppe Foti, che lamenta una botta alla caviglia. Si avvia verso la panchina il mezzo sinistro questi è Rubertà. Un lancio di Galletta, una sventola dai 30 metri che
ha fatto la barba alla traversa, shampoo, sapone, frizione, capelli, servizio completo, tutto questo dopo 19 minuti e 43 secondi nel corso della ripresa al Campoli di Bocale, Agro di Reggio Calabria, sempre 2-0 per i padroni di casa, casacca bianca, pantaloncini e calzettoni rossi. In possesso di palla Nucera, dialoga col compagno di linea Galletta, che poi viene affrontato in maniera rude da Barbuglio, va a chiedere scusa all'argentino. D'altronde il fair play e il bon ton, il galateo, hanno dominato sovrani in questa prima frazione e poi anche nella ripresa. Sì, si è giocato più di un'ora e fino a questo momento non c'è stata cattiveria, un pizzico di agonismo ma che non guasta mai, tra due squadre che fanno della tecnica e del fair play, come detto. Attenzione, adesso Gulli è scaduto in fuorigioco. Dicevamo, due squadre molto tecniche che fanno del gioco e del fair play i loro punti di forza. Fino a questo momento, infatti, a parte le due ammonizioni, non c'è stato nessun episodio particolarmente violento. Il Brancaleone si è fatto vedere dalle parti di Leonardo con una bordata che ha sfiorato il montante. Sì, davvero un bel tiro quello tentato da Simone Galletta, la palla ha sorvolato la traversa ma è stato davvero pericoloso. Intanto c'è un'altra ammonizione, questa volta per Nucera, che ha fermato fallosamente secondi, probabilmente aveva però toccato prima il pallone. In ogni caso l'intervento rude ha portato l'arbitro ad alzare il cartellino giallo. E sono tre gli ammoniti fino a questo momento: Tringali e Nucera per il Brancaleone e Brancati per il Bocale. Ma la partita è assolutamente regolare. Sì, si tratta di cartellini gialli dovuti a episodi di gioco, nulla di particolare, sono episodi che possono capitare. Finché si mantiene comunque questo livello di correttezza, la partita sicuramente non subirà scossoni da un punto di vista del nervosismo. Un direttore di gara aperto al dialogo, abbiamo visto che è andato a confrontarsi con la panchina del Brancaleone. Un direttore di gara di nuova generazione. Attenzione, adesso sfiora la terza rete il Bocale. Che occasione! Il colpo di testa tentato, se non vado errato, proprio da Barbuglio sulla punizione di Foti. Ancora un assist di Peppe Foti su calcio piazzato. Sì, il colpo di testa è stato tentato da Barbuglio in tuffo. La palla ha sfiorato il palo opposto e sarebbe stato proprio la fine delle illusioni. Eh sì, il colpo del KO sarebbe stato per questo Brancaleone, che ancora non è riuscito a farsi vedere, a parte quella conclusione di Galletta pochi minuti fa. Brancaleone in avanti, Marino, apertura per Galletta, ci provano dalla media distanza con alcune bordate che però non hanno dato risultato alcuno. Sì, la difesa del Bocale è brava a stringersi, si stringono le maglie, è difficile penetrare in area di rigore, quindi al momento le uniche soluzioni tentate dal Brancaleone sono i tiri dalla distanza. Lo specchio della porta non è stato ancora inquadrato in questi tentativi, vedremo se riuscirà qualche altro tiro da fuori a accettare lo specchio della porta o a cambiare modalità offensiva, magari cercando spinta sulla fascia o un gioco palla a terra a penetrare la difesa. 24 minuti nel corso del secondo tempo, 2-0 a favore dei padroni di casa per i gol messi a segno da Calarco nel primo tempo al 45esimo e da Barbuglio al 15esimo della ripresa. Intanto scaldano i muscoli
alcuni giocatori a bordo campo. Cerca di tenere in campo questa palla il nuovo arrivato Francesco Marino, inteso Ciccio Bomba. Eh sì, un cliente da prendere con le molle. Assolutamente, è uno di quegli attaccanti che sa cogliere il momento giusto per colpire, approfittando del minimo errore di una difesa anche perfetta. Uno di quegli attaccanti che farebbe gol in terza categoria, come li potrebbe fare tranquillamente anche in Serie A. Proprio su questo campo, al campo lì, ha segnato il suo primo gol nel campionato di Serie D. Quindi un campo che gli porta bene, d'altronde lo ha dimostrato anche in altre partite col Bocale. Evidentemente l'erba sintetica, o comunque l'aria che si respira, l'aria ventosa che si respira qui a Bocale, gli porta bene. Vedremo se... Nello Interreggio c'era una volta. Altri tempi in cui Reggio Calabria poteva avere due squadre addirittura professionistiche, e adesso a malapena purtroppo abbiamo solo la Regina. Chissà che i bei tempi non possano tornare con le altre realtà cittadine che stanno crescendo alle spalle della Regina. Il gioco è fermo, i minuti scorrono, 26 nella ripresa, sempre 2-0 per i padroni di casa, per i gol di Calarco e Barbuio. Parte il lancio esterno destro verso Guerrisi, mette in movimento Gatto, alla sinistra spostata a destra, strano balletto, viene chiamato in causa Morabito, che poi scaraventa in avanti in direzione di Marino. Tutto regolare per l'arbitro, il lancio di Foti, Barbuio non penetra, attenzione, intervento irregolare da parte di Giovanni Galletta, e non è molto convinto per la verità di questo fischio arbitrale. L'ala bardiere della formazione del Brancaleone . Uno dei bomber della formazione ionica. Leonardi elude il possibile intervento di Ciccio Bomba, alias Francesco Marino, poi lancia in avanti, ma deve fare i conti col vento. Se ne va in dribbling, attenzione, non ha saputo sfruttare nemmeno in questa circostanza. Fuori gioco. E proprio in questo momento l'arbitro ferma il gioco, segna un calcio piazzato a fuori del Brancaleone. Rubertà, il suo lancio verso Galletta, è suo l'ultimo tocco, quindi rimessa laterale per il Bocale. Un lancio di Capitan Secondi, attenzione, stava per avventarsi sul pallone Secondi, ma l'arbitro ha ravvisato un intervento irregolare, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato e già battuto. Barbuio
Gulli finisce a terra e l'arbitro lo gratifica decretando un calcio piazzato a favore del Bocale. Attenzione Galletta verso Marino, Arpiona, Marino va al tiro, però questa volta si è fatto trovare piazzato l'estremo difensore del Bocale, Leonardo. Sì, Leonardi si è fatto trovare preparato, però Marino ha dimostrato ancora una volta le sue caratteristiche, ha saputo trovare il varco giusto per raccogliere il pallone e per rendersi pericoloso. Come detto, è il pericolo pubblico numero uno in questo momento per la difesa del Bocale, che deve davvero puntare il mirino addosso per non farselo scappare. Pur avendo tre avversari ha aggredito lo spazio e ha conquistato quella palla che poteva fare male. Eh sì, ha fatto il movimento giusto, trovandosi proprio nel varco tra i due centrali, ha controllato e ha calciato. Fosse stato più angolato il tiro, forse adesso staremmo parlando di una partita riaperta quando manca meno di un quarto d'ora al termine. Occhio di falco, l'arbitro non è quell'aggeggio, ma è l'occhio proprio dell'arbitro. Eh sì, adesso ha redarguito qualcuno in panchina con un'ammonizione, probabilmente ha sentito qualche parolina di troppo. Questo pallone adesso che ballonzola davanti alla difesa, davanti alla porta di Morabito, attraverso tutta l'area piccola, palla in mezzo, è un'occasione che il Bocale non ha saputo concretizzare, anche con una difesa del Brancaleone abbastanza statica che ha lasciato troppa libertà agli avanti biancorossi. Intanto i minuti volano, abbiamo già superato una mezz'ora, lo scenario di questo ultimo quarto d'ora. Di sicuro il Brancaleone getterà il cuore oltre l'ostacolo, cercando di accorciare le distanze e giocarsi tutto nei minuti finali della partita. Per poter tentare una clamorosa rimonta servirebbe per un gol nei prossimi minuti. 32-25, 2-0, in possesso di palla il nuovo entrato Ciccio Marino. Si smarca ma non riceve palla. Barbuio. Si lancia in avanti alla ricerca del gol del 2-1 per riaprire il match, e così facendo però si espone ai micidiali contropiedi dei veloci, rapidi attaccanti del Bocale. Sì, gli attaccanti del Bocale vanno a nozze in queste situazioni di contropiede, di ripartenza. Probabilmente mister Laface tra poco opterà per l'ingresso in campo di Scilipodi, che già contro il San Gregorio una settimana fa da subentrato riuscì a segnare il gol del 3-1 chiudendo la partita proprio in contropiede. Lui è probabilmente il più veloce, scattante, sgusciante. Scusa, 33 minuti e 33 secondi, ecco un momento molto particolare, molto importante, anche se da posizione angolata. Ciccio Marino proverà a fare breccia nella porta difesa da Leonardi. Sì, anche il calcio di punizione nel repertorio di Marino, vediamo se appresta a battere. La botta supera la barriera, viene deviata da Foti in calcio d'angolo. Due melitesi a confronto. Sì, uno scontro in casa tra tutti e due, un derby tra tutti e due, ha sfruttato solo un calcio d'angolo al Brancaleone. Libera la difesa locale, tiene palla Gatto, finisce col perdere il pallone.
però poi svanisce l'opportunità di riaprire il match. Non si intendono i due, la palla sguscia a bordo campo, nulla di fatto. 34:50 nella ripresa al Campoli di Bocale, sempre 2-0 a favore della formazione di casa, grazie ai gol messi a segno da Calarco al 45esimo del primo tempo e da Barbuio al quarto d'ora della ripresa. Finisce a terra l'attaccante locale, l'arbitro è lì a due passi. E decreta un calcio piazzato a favore della formazione di casa. Finta e doppia finta, non abbocca il difensore del Brancaleone. Si accascia al suolo non prima di aver messo la palla in palla laterale un giocatore di casa, duramente colpito, e l'arbitro convoca il massaggiatore del Bocale. Gioco è fermo, 36. Meno di 10 minuti alla fine. Sì, meno di 10 più recupero. Il Bocale adesso sta respirando un po' con questo col gioco fermo a causa di un calciatore a terra. Di sicuro il tempo che scorre in questo modo è d'aiuto alla formazione di La Face, che così rischia ancora meno di poter vedere la partita riaprirsi proprio in dirittura d'arrivo. Ha coperto bene fino a questo momento ogni zona del campo il Bocale, non lasciando nulla al caso, sotto la regia dell'inossidabile e intramontabile Pantera Rosa alias Pippo La Face, che sta conducendo un importantissimo match, non solo perché comunque il Brancaleone sia una delle squadre più toste di questo campionato, ha meritato pure in eccellenza. Sì, indubbiamente questa è una squadra con diversi componenti che militano da anni questa stessa maglia, che hanno fatto anche l'eccellenza, probabilmente con qualche piccolo rinforzo si potrebbe puntare ad un traguardo più ambizioso dei soli playoff. Intanto c'è un calcio di punizione per un fallo di Calarco su Marino, sarà una punizione da posizione interessante anche se lontano dalla porta, per poter tentare di riaprire la partita proprio quando mancano 7 minuti più recupero alla fine. Stavolta ci prova da destra, dal settore di destra, Ciccio Marino. I venti capricciosi, i figli del mitico re Eolo, fanno le bizze e il pallone se ne va a zonzo. Eh sì, il vento è padrone incontrastato qui a Bocale, vediamo, sposta il pallone, la punizione di Marino viene deviata dalla barriera e termina in calcio d'angolo. Tante volte il vento ha influito nelle partite disputate su questo terreno di gioco, è davvero una caratteristica, quando manca sembra strano. Il calcio d'angolo intanto non sortisce effetti, di fatto questi due battuti negli ultimi minuti sono i primi calci d'angolo del Brancaleone in tutta la partita. È difficile giocare quando Levante, Ponente, Maestrale e Scirocco fanno i capricci. Sì, è difficile sia per chi deve, se lo ritrova contro, che vede il pallone
riversarsi nella verso la propria porta, ma non è facile anche per chi attacca a favore di vento, perché comunque il pallone tende a sfuggire spesso e volentieri al controllo. È uscito Gulli complimentato dal trainer locale. Sì, una buona prestazione a centrocampo dell'ex centrocampista di Aurora e Propellaro, davvero un ottimo rinforzo del mercato di dicembre per la mediana del Bocale. Di sicuro la prestazione di oggi sarà la prima di una serie di importanti prove che il ragazzo potrà fornire da qui alla fine della stagione. È entrato al suo posto Scilipoti, che fino a questo momento in campionato ha segnato due volte, in entrambi i casi contro il San Gregorio, una all'andata e una al ritorno. 40 e 25 nella ripresa, 2-0 per il Bocale, gol di Calarco e Barbuio. Rimessa laterale a favore della formazione locale con questo lancio in avanti. Mette in pallo laterale intanto c'è un'altra sostituzione nelle file del Bocale. Sì, sta per entrare il giovane Parrello al posto dell'altro giovane Pasquale Gatto. Parrello è un centrocampista che lo scorso anno ha disputato una stagione con la Vibonese in prestito proprio dal Bocale, è rientrato alla base a settembre ed ha dimostrato di essere un ottimo elemento, rendendosi prezioso in più circostanze, sia a livello quantitativo che qualitativo. Se lo mangia con gli occhi il presidente Gatto. Sì, Gatto è un altro ragazzo del vivaio che sta facendo benissimo, gioca con tre squadre se vogliamo, perché indossa sia la maglia degli allievi che quella della Juniores, e anche in prima squadra ha finora giocato molte volte da titolare, segnando anche un gol in Coppa Italia, niente meno che contro il Gallico Catona, quindi un ragazzo che ha dimostrato finora di avere tante qualità, gli manca solo il gol in campionato, poi la sua stagione si potrebbe dire completa. 42 minuti nel secondo tempo al Campoli di Bocale, la capolista e il Bocale fallisce il terzo gol. Una bella costruzione del contropiede da parte dei soliti due argentini, Secondi e Barbuio. Scilipoti scattato, come abbiamo visto, in posizione di offside, però ha piazzato il pallone sull'uscita del portiere mandandolo sull'esterno della rete. La rete sarebbe stata comunque annullata per l'offside, ma resta l'occasione comunque non sfruttata. Due minuti alla fine, sempre 2-0 per il Bocale. Non penetra il passaggio verso Barbuio, 2 contro 2. Sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta la formazione ionica nel tentativo di riaprire il match, ma il tempo ormai stringe. Sì, ormai manca un minuto e mezzo più recupero, è un'impresa, sarebbe un'impresa riuscire a rimontare due reti, soprattutto in virtù di una difesa del Bocale che non lascia passare neanche una mosca, e in contropiede sta cercando di fare male, ma sta sprecando tanto. Adesso sta per entrare in campo un altro giovane del vivaio, un altro argentino, tra l'altro si tratta di Francisco Duran, saranno tre gli argentini in campo, a meno che non sostituisca uno tra Barbuio e Secondi. E ormai manca solo un giro di lancette alla fine del match. Sì, ecco, anche questo tentativo sul calcio di punizione del Brancaleone è andato a vuoto, quindi con un minuto più recupero da giocare davvero le speranze di Pavia Niti e i suoi ragazzi si affievoliscono,
guadagna un calcio d'angolo, però adesso il Brancaleone forse l'ultima chance per poter tentare di riaprire in extremis una partita che sembra destinata ad un epilogo amaro per la formazione appunto di mister Pavianidi. Calcio d'angolo, spiovente in aria, allontanato di testa, prova a partire nuovamente in contropiede il Bocale, un 3 contro 2. Vedremo se questa volta riuscirà a sfruttarlo al meglio. La palla da quest'altra parte, c'è Barbuio, la controlla, prova il tiro e la parata di Morabito che evita la terza capitolazione. Un esterno destro a girare. Sì, un esterno destro ad effetto che probabilmente Barbuio cercava di indirizzare sotto l'incrocio, invece si è rivelato un tiro abbastanza centrale, forse avrebbe potuto sfruttare meglio l'inserimento alla sua sinistra di Scilipoti. 45-20 nella ripresa, 2-0 per il Bocale, e ormai si attende solamente il triplice fischio di chiusura da parte dell'ottimo signor Calogero Volpe, collaborato dagli altrettanto bravi Bruno Idà e Alessandro Nicolosi. Sì, sì, davvero una buona prova da parte della terna arbitrale, non ha commesso alcun errore. Nuova ripartenza adesso del Bocale, Scilipoti prova a cercare in mezzo Barbuio, la palla viene intercettata, Foti adesso la controlla e guadagna tempo il Bocale in questo recupero. Il primo minuto dell'extra time è già andato in archivio, stanno innervosendo gli animi, quello che ci auguravamo non accadesse dopo una partita sostanzialmente corretta e, come detto, ben arbitrata dal signor Volpe di Vibo Valencia e dei suoi assistenti. Ancora Bocale in avanti, scontro fra i due numeri 10, alla meglio quello del Bocale che poi mette in fallo laterale per consentire all'arbitro di intervenire sul posto. E arriva un'altra ammonizione per il portiere del Bocale. Sì, il portiere Morabito, probabilmente, pardon, del Brancaleone, se è stato ammonito per andato a protestare, forse ad intimare al calciatore Secondi, che era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco, di velocizzare la ripresa e di rialzarsi, perché in effetti sono sempre Secondi che vanno a pesare sul risultato. Si tratta del portiere del Brancaleone, Morabito, e sono 4 gli ammoniti, 3 per il Brancaleone, Nucera, Tringale e Morabito, e 1 per il Bocale, Brancati. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file del Bocale, sta per entrare con il numero 17 Duran o Duran. Esce Fava, un tiro da 30 metri, si accartoccia sul pallone Leonardi, muove di qualche passo e quindi scaraventa il pallone in avanti. Non
Arpiona, un buon pallone, Rifir su cui gioca in maniera pallosa, però il nuovo entrato Scilipoti, spiove un cross sotto porta, Marino fa fuori un paio di avversari ma non il terzo, che gli mette il pallone in fallo laterale, già battuto. Palla che termina in fallo laterale, 50 minuti e 15 secondi nella ripresa, sempre 2-0, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Bocale batte Brancaleone 2-0, Calarco al 45esimo del primo tempo e Barbuio al 15esimo. Ci descrive tutto il collega Domenico Geria di Reggio nel Pallone. Abbiamo assistito a una partita in cui il Bocale è riuscito a concretizzare con due reti una supremazia non totale, ma mostrata palesemente attraverso il gioco, attraverso una difesa, poi inoltre raggiunto il vantaggio, una difesa impenetrabile. Di fatto il Brancaleone, a parte qualche conclusione da fuori, non è mai riuscito ad impensierire Leonardi. La rete di Calarco nel primo tempo ha sbloccato il risultato, nella ripresa poi il raddoppio in contropiede di Barbuio ha messo il sigillo su una partita che non è poi più stata in discussione. Il Brancaleone non è riuscito a riaprirla e di fatto forse deve anche un po' recriminare contro se stesso per un atteggiamento iniziale un po' troppo rinunciatario. Bene, vi ringraziamo per la cortese attenzione e la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. Noi ci sentiamo fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Non bastano pochi secondi di silenzio per ricordare tutte le vittime della fame. Silenzio, perché la fame non fa rumore, la fame non fa notizia. Nessuno ne parla, mentre milioni di persone soffrono ogni giorno. Milioni di bambini oggi non hanno mangiato e andranno a letto con la pancia vuota. Adotta anche tu un bambino a distanza con ActionAid. Con soli 25 euro al mese gli garantirai non soltanto cibo, ma anche cure mediche, acqua potabile e un'istruzione. Con l'adozione a distanza permetterai a un bambino e alla sua comunità di costruirsi un futuro migliore. Adotta subito un bambino a distanza con ActionAid. Cambi la sua vita e anche la tua. Bocale Brancaleone 2-0, la parola al trainer Francesco Pavilianiti. C'è poco da dire, penso che chi ha visto la partita, il Bocale è stato nettamente superiore dal primo all'ultimo minuto. Noi abbiamo affrontato una squadra che sapevamo comunque stata attrezzata per vincere il campionato, non siamo stati sicuramente all'altezza delle nostre possibilità, diciamo, giocavamo quello che poteva essere il calcio che noi andavamo a esprimere nelle altre partite. Oggi è stata una bruttissima partita da rimboccare le maniche, martedì iniziare un'altra volta ad allenarci per la partita in casa della Bagnarese. Complimenti al Bocale e si va. Comunque il Brancaleone è rimasto in partita per un'ora. Sì, ma anche se siamo rimasti in partita non abbiamo espresso nessuna situazione di gioco. Sì, c'era anche il vento, il primo tempo avevamo il vento contro, il secondo avevamo il vento a favore, ma non ho visto quelle trame di gioco che di solito i miei ragazzi fanno, forse anche complice quello che può essere, ripeto, il discorso del vento, però venire qua e forse tirare due tiri in porta
sono d'accordo, grandissima squadra che è il Bocale, però mi aspettavo qualcosa di più dai miei ragazzi. C'era di fronte la capolista. Appunto questo, cioè, ripeto, quello che può essere la cosa che mi può gratificare è che abbiamo giocato con una grandissima squadra, però non possiamo assolutamente mollare o non fare un'azione di gioco come si deve, anche se abbiamo giocato con la capolista, per l'amore di Dio, tanto di cappello e complimenti a loro. Prossimo turno? Prossimo turno giochiamo a Brancaleone, purtroppo a porte chiuse, questo è stato da quando è iniziato il campionato il nostro handicap, perché in fin dei conti avere anche il pubblico che dalla nostra parte poteva essere una cosa in più, purtroppo giochiamo senza pubblico, viene l'altra favorita del campionato che è la Bagnarese, sicuramente ci prepareremo in questa settimana per affrontarla a viso aperto. Lo schema tattico comunque ha funzionato nel Brancaleone, è mancato il gol. Sì, ripeto, di solito noi andavamo a fare 3-5-2, poi per una questione di giocatori che mi sono mancati durante la settimana, chi per infortunio, chi purtroppo anche per il fatto dell'influenza, ho dovuto adattare il 4-5-1 con Galletta unica punta e con i due esterni, da una parte Ruberta e dall'altra parte Zaccaria. Ripeto, resta il rammarico, se così si può dire, comunque di aver affrontato una bellissima squadra. Il dottore Vincenzo De Angelis non è solo un poeta, scrittore, saggista, medico, sportivo, è anche un dirigente del Brancaleone. A lui il microfono per commentare questa sconfitta. Ma è stata una sconfitta un po', diciamo, dettata dalla sfortuna del primo gol, però dobbiamo dire la verità, la squadra avversaria ha fatto una buona partita, e spesso ci anticipava e diciamo che la vittoria è meritata. Avevate di fronte la capolista del girone? Sì, infatti l'abbiamo notato. E si è vista che qualcosa in più il Bocale ce l'ha rispetto a noi, quantomeno oggi. Per un'ora siete rimasti in partita, poi? Sì, e siamo stati sfortunati all'ultimo minuto del primo tempo a prendere quel gol. E probabilmente se fossimo andati al secondo tempo già sullo 0-0 la partita si poteva mettere diversamente, in quanto c'era un vento sfavorevole nel primo tempo che potrebbe aver dato alla partita una svolta diversa. La squadra ha graffiato in contropiede, ma aveva di fronte una difesa arcigna e dispotica. Sì, c'era una difesa abbastanza folta, importante da parte del Bocale, e noi purtroppo abbiamo avuto il nostro attaccante Ciccio Marino che non è al meglio. Quindi è entrato più per necessità di risultato che per altro. Filippo Cogliandro, questa sera il presidente del Bocale, è particolarmente soddisfatto sia del risultato che del gioco. Sotto gli occhi di tutti, no? Abbiamo visto una bellissima partita, non ho visto un tiro in porta del Brancaleone se non su una punizione nello specchio della porta, quindi vuol dire che tutti i reparti sono stati perfetti oggi, e sinceramente si è visto il risultato, forse sta un po' stretto per quello che si è visto appunto in campo, per le occasioni maturate che voi avete ripreso, quindi sì, molto soddisfatto. Una mezza rivoluzione con una campagna acquisti degna di questo nome. Sì, siamo stati molto mirati nel decidere le pedine da portare a questa squadra. Oggi un'altra nota positiva, appunto, è il fatto di non aver preso gol, nonostante in questo periodo vincevamo ma subivamo qualche gol di troppo. Oggi anche questo è positivo, e quindi merito anche delle scelte, appunto, di non toccare la difesa, di lasciarla così com'è, mentre in avanti con l'arrivo di Barbuio, che oggi ha fatto un bellissimo gol, è stato su ogni azione, e di Postorino, che purtroppo l'abbiamo perso per un mese e mezzo, e di qualche altro elemento, stiamo facendo veramente bene. Voglio sottolineare il fatto che oggi avevamo in campo un 2001 avanti, Gatto, che ha fatto veramente una bellissima partita. Un ragazzo impegnato su tre fronti.
Bravo, un ragazzo impegnato su tre fronti, a cominciare appunto degli allievi, dove l'allievo elite, che è il campionato elite del calabrese, dove lui si sta distinguendo benissimo. E anche nel campionato dell'Under 18 va alla grande. E poi in campionato ha fatto un enfant prodigio che sta trovando spazio. Sta trovando spazio, è convocato anche nella nazionale dilettanti di categoria, quindi siamo molto soddisfatti di questo ragazzo. Contiamo di gestirlo in modo di poter continuare appunto a fare bene. E niente, quindi ecco, tutto si parla argentino, si balla il tango. Sì, si parla argentino perché questi ragazzi stanno facendo benissimo qua da noi, come anche sotto il profilo umano, e ci hanno portato qualcosa di positivo che... E ora sognare non è proibito. Vabbè, no, stiamo sempre con i piedi per terra perché siamo sempre tutti lì. Oggi mi sembra che c'è stato il pareggio dell'Africo, se non sbaglio, ma tutte le altre sono lì. Sta a sottolineare appunto che sarà sempre un campionato equilibrato. La Bagnarese ha fatto 7 gol a San Gregorio, quindi ci tengono tanto. Siamo là e saremo tutti a lottare. Il dottore La Face questa sera riesce a contenere l'euforia e l'entusiasmo nonostante un successo di prestigio contro la sua ex squadra? Sì, un successo di prestigio, fai bene a dirlo, perché Brancaleone è una squadra tosta che ci ha creato un sacco di problemi nel primo tempo, anche se i soliti discorsi nostri che sbagliamo parecchi in fase conclusiva. Però è una squadra tosta, una squadra ostica, una squadra esperta che è in promozione. Poi io conosco tanti giocatori, so che sono dei giocatori importanti. Questa è una squadra da primo posto sicuramente, e quindi era giusto che noi avremmo dovuto usare le pinze, usare tanta prudenza, tanta aggressività e cercare di mettere in mostra tutto quello che facciamo da tante settimane, che ognuno di noi è, perché se non si faceva una partita del genere era deciso di venire a capo. Però è andata bene, ritengo che il 2-0 ci sta tutto, forse ci poteva stare qualcosa in più. Noi dobbiamo migliorare soprattutto in determinate, non mi stancherò mai di dire, in determinate fasi di gioco dove sul 3 contro 2, 4 contro 2, 5 contro 2, 4 contro 6 non riusciamo a fare l'ultimo passaggio ogni volta, o andiamo troppo di fretta o perdiamo tempo e facciamo recuperare. Però dai, bravi, complimenti ai ragazzi, un plauso a tutti i ragazzi. Dai, senza erigere le barricate, senza bunker, è riuscito a non crollare di fronte a due caccia bombardieri come Giovanni Galletta e Francesco Marino, inteso Ciccio Bomba. Ma Ciccio Marino è l'attaccante in attività che ha fatto più gol in questa categoria, quindi Gianni, a vendere di calciatore come Gianni, perché Gianni è un giocatore importante. Era, quando io ero a Brancaleone, lui era il mio allenatore in campo insieme a Seminara, lui sapeva quello che andava fatto. Senza che l'allenatore prendesse alcunché di provvedimenti, lui sapeva come muoversi, sapeva come fare, perché è uno che sa leggere la partita, ha sempre la situazione giusta in qualunque momento. Quindi Gianni non lo invento certo io. Un modulo tattico veramente all'altezza della situazione in una partita delicata. Sì, noi stiamo giocando col 4-3-3 nella fase di possesso. Oggi abbiamo fatto giocare dall'inizio il numero 11, il ragazzo Gatto, che è un 2001. Abbiamo perso Postorino per una ventina di giorni, forse qualcosa in più per una brutta lesione, un pestone che ha preso a San Gregorio domenica scorsa, però i ragazzi hanno dimostrato che stiamo bene dal punto di vista fisico, stiamo bene come spogliatoio, stiamo bene come tutto. E poi abbiamo una società che fino adesso è stata perfetta in tutto, non ci fa mancare niente. Una società che ha accontentato il trainer rispetto alle segnalazioni della campagna acquisti. Sì, sapevamo che dovevamo fare qualcosa a novembre, ce l'avevamo reso conto noi nel momento in cui abbiamo cominciato il campionato, che forse qualche valutazione che avevamo fatto era errata, forse qualche altra situazione così, forse avevamo sbagliato qualcosa. E comunque la società è stata brava a beccare Postorino, Gullì, Isidoro Leonardi, e il ragazzo Mercurio, il 2001, l'esterno a destra, che è molto bravo. Quindi
e abbiamo rinunciato a Carbone perché lui voleva avvicinarsi nel Cosentino essendo fidanzato a Cosenza, quindi abbiamo preso dei ragazzi, abbiamo beccato questo Babuio, l'attaccante con fuori classe per questa categoria, quindi siamo ultra felici, siamo contenti e speriamo di continuare così. Prossimo turno? Prossimo turno andiamo a San Luca, una squadra largamente rinnovata, con giocatori importanti di categoria superiore. Andiamo a giocare in un campo pieno zeppo di gente, chiaramente loro vorranno fare la loro partita, noi dobbiamo fare pure la nostra. Ce la giocheremo tutta, dai, adesso siamo in una fase importante del campionato. Abbiamo su 3 partite, adesso abbiamo 2 in casa e una fuori. Vediamo, dai, vediamo. Gennaio decisivo? No, ancora no. Ancora no, perché qui non molla nessuno, la Bagnarese non molla, quegli altri non mollano, non molla nessuno, quindi gennaio non può essere decisivo, solo che però noi dobbiamo stare, continuare, cioè alla fine noi dobbiamo, io dico sempre ai miei calciatori e ai miei dirigenti, noi dobbiamo vincere le nostre partite, se c'è qualcuno che fa un punto più di noi, allora bisogna fargli i complimenti.